Il ventenne napoletano scomparso a Positano nella notte di sabato, perché fosse solo su quella scalinata fuori mano che costeggia il vallone nel quale è precipitato, l'interrogativo al quale gli inquirenti dovranno dare una risposta. Giuseppe De Caro. Al buio ha imboccato la scalinata che porta fino a Monte Pertuso, frazione di Positano, Nicola Marra. Poi, dopo aver camminato un bel po', è caduto nel vallone sottostante. Un volo di alcune decine di metri che gli è costato la vita. L'ipotesi più probabile per spiegare la sua morte è quella del tragico incidente. Il ventenne napoletano era scomparso a Positano nella notte fra sabato e domenica. Le telecamere di sorveglianza del comune lo avevano immortalato mentre si dirigeva da solo verso località Arienzo, dove aveva parcheggiato la macchina. I carabinieri di Amalfi, guidati dal capitano Roberto Martina, hanno confermato che il giovane era ubriaco dopo aver trascorso il sabato sera in una discoteca sulla spiaggia della rinomata Perla della costiera amalfitana. Le chiavi della sua vettura col portafogli sono state rinvenute nel giubbotto lasciato nel locale. A detta delle due amiche con le quali Marra era giunto a Positano, Nicola era agitato perché credeva di aver perso il cellulare che invece avevano loro. Siamo tutti sconvolti perché Nicola era un ragazzo eccezionale, ha spezzato il cuore a tutti quanti questa prematura scomparsa. Era un ragazzo pieno di vita, pieno di amore, buonissimo, buonissimo. Prima di scoprire il cadavere, i militari dell'arma avevano trovato in strada la camicia bianca che il ragazzo indossava e si era sfilato. A denunciare la sparizione di Nicola era stato il padre, che in pensiero era andato a cercarlo a Positano, individuando pure la sua auto. Per le operazioni di recupero del corpo, finito in una zona impervia, è stato necessario l'ausilio di un elicottero. L'autopsia sarà eseguita non prima di mercoledì. Sull'accaduto è stato aperto un fascicolo dalla procura di Salerno.